Tutti ragazzi e ragazze, seconda parte del collegio, cioè ditemi se è possibile che ogni puntata duri 2 ore. Poi non ce la posso fare. Comunque, se volete vedere la prima parte, ve la lascio qua nella scheda, così la andate a vedere e so che la volete vedere. Adesso io con grande, grande fatica proverò a riassumermi in altri 10-15 minuti questa seconda parte della prima puntata, dove andremo ad esaminare il gruppo maschile e le prime lezioni del collegio. Abbiamo Giordano, 17 anni, lui vuole fare il professore. E da grande voglio fare il professore e sarò un grande professore. È tantissimo precisino e io invece sono casareccia. Lui Addirittura lui rimprovera la madre e si sente il grande della casa. Mi corregge, mi riprende su tutto, è tremendo Giordano. No! Ecco, adesso qua incontrano, diciamo, chi è questo? Il professor Raptor, che incute timore a tutti gli altri, che sono Luca, 15 anni. È una grossa novità quest'anno. Qual è la novità? Avrete a disposizione una confortevole stanza Cella, singola, una confortevole cella. destinata a chi di voi si Ah, distingue soltanto una maggiormente. persona. C'è qui qualcuno che pensa già di meritarsela? Ok, vediamo chi. Io. Lei? Lui Sì. confida poco in se Comunque. stesso. Sì, Lui diciamo, è Bonard, conosci l'abbiamo visto nella scorsa i puntata come suoi professore sensei, quello che. Gilderoy Allock. Sono pronto. È Io pronto. vedo una persona che in realtà si Ma lui se ne distingue per strafrega eleganza. e decide di dare la cella al Io non politico. capisco perché si veste così. È come avere un vecchio con la faccia di un Ma bambino. no, ragazzi, non sottovalutate l'eleganza di un tempo, ve l'ho detto. Un ragazzo vestito tutto elegante è un ragazzo coraggioso, quindi lo stimo perché Bravo, effettivamente bravo stiamo Giancarlo, che invece lo stima. Ti abbiamo trovato pure la fidanzata! Ma come? Già l'hanno accoppiata. Abbiamo Trump e Melania, la coppia del collegio. Sembra suo figlio! I capelli ce li ho! Bravo, bravo, coraggioso, spiritoso, elegante, ragazzi, che dire. Tutto pienamente nel mio stile. A lui gli hanno dato un secondo guardaroba. Quale epoca migliore del Andrea, 1992? senatore, mi Essere nel scusi. mio stile così. Siamo nel 1992, non nel 1892. Tant'è vero che qua vi ripassano e vi fanno capire che c'era proprio la cultura del grunge, cioè vestirsi totalmente a caso e senza un senso. Adesso è diventato proprio uno stile che è misto con l'hipster, misto con tante cose, ma cioè fondamentalmente negli anni 90 era non avere regole. Qua vediamo i ragazzi intenti a nascondere qualcosa che sapevano non poter portare. Oh, da qualche parte lo shampoo E poi lo shampoo non topo portare. Occupa della cura del corpo. È portato Padre Pio. Quello non glielo consegno. Il mio motto nella vita è che per essere insostituibili bisogna essere diversi. Bravo Alessandro, lui è un tipo sicuramente originale, però cioè Mi accompagna, sì. al collegio, che ti serve Faccio la statuetta di studiato Padre Pio, ma per portati un sei bigliettino, io, no, la sei diversi. statua. Lo chiamerò Padre Alessandro. E con i professori ho un bel rapporto, ho fatto dei santini. Tu sicuramente originale. Signor sorvegliante, metta tutto Ecco che qui. vado al Cos'è? sorvegliante. Un panino, qualche maschera di bellezza, auricolari, un computer. Religioso eppure beauty Cos'è questa pizza? addicted. Quanti giorni è? È 2,5. E l'altra Una sera pizza di era 2 giorni. mi dispiaceva buttarla via. Per favore. Certo, da religioso non si Tutto buttano questo, neanche le cose ma inanimate. soprattutto al collo. Ah, giusto, gliele devo consegnare. Ecco, sono delle No, ancora sinceramente non ho capito che collane religione segue, però, eh. Ho disegnato la faccia su una patata perché Perché? così quando mi dicono ah, parli alle verdure, quello è un tubero, quindi. C'era San Francesco che parlava con gli animali e Padre Alessandro che parla con le verdure. Mi sembra una cosa che ha piuttosto senso. Portavo un peperone a passeggio, così era più buono quando lo mangiavo. A me sta troppo simpatico. Due cellulari, caricabatterie. Poi abbiamo qua Marco, si chiama Marco lui, no, non mi ricordo come si chiama, che sta nascondendo malamente il secondo. Chi ci crede che quello è il tuo telefono? Si accende, scarico. Cioè, falla meglio. Ed ecco la consegna di Giordano, quello che vuole fare il professore da grande. Finito. Questa è la roba Come? che ho. Se vuole vado a prendere l'altro pacco dei Cosa? biscotti e io ho finito. Se non gli sta Sei bene, non lo so, pazzo? mi mandi dal preside, parlo col preside. Cioè, ma questo è uno studente o fa parte della curva ultra della Lazio?
just wanna fuck bad bitches. Minaccioso come pochi. Ehi, c'ha sto dono, ma come si permette? Paura, paura. Mazza ho questo dono. Ed ecco invece la consegna di Alberto Angela Trump, insomma, diciamo quello che ci piace di più sul momento. Nascosto qualcosa? Non che io ne sia consapevole. Ragazzi, questo è un politico nato, già è pronto per testimoniare il falso a un processo. Sembra un politico. Appunto, è questo che voglio diventare. Un politico. Servirò lo Stato, servirò le persone. Tenterò di arricchire le mie tasche. In nessun partito in questo momento. Sì, e il gruppo misto. E forse aderirò al gruppo misto. Ragazzi, gruppo misto a quest'età, saperlo già è una cosa assurda. Quindi anche lui c'ha case a sua insaputa. Ha nascosto qualcosa? Abbiamo nascosto qualcosa, sì. Ma sei scemo. Lei denuncia così tutti i suoi compagni. Tutti. Cioè, da quello che velatamente fa capire che c'è qualcosa di nascosto a quello che dice. Cioè, io non faccio nome. Quindi puniamo tutti. Abbiamo trovato il mai una gioia del collegio. Fa sport? No, per niente. Perché? Perché sudi, ti fai male, è faticoso correre, poi puzzi. È logico. Quindi ora che abbiamo conosciuto tutti i ragazzi del collegio, anche a loro spetta la prima prova, che è quella che hanno fatto le ragazze. Un test psicoattitudinale. Test psicoattitudinale, vediamo. State per essere investiti da una raffica di missili nucleari. Non ti bastava il Covid, e l'altra volta il meteorite, ora la raffica di missili nucleari, cioè già ne basta uno e siamo caput. Si vede un bunker. Quindi devono entrare in un bunker con i posti contati per 11 persone, possono salvarne un'altra, quindi a parte loro può entrare un'altra persona da scegliere tra i personaggi che gli stanno elencando alla lavagna. Vediamo quale sceglieranno. Ma guai a chi tocca il papa del senatore. Non si può non portare il papa in un bunker se il mondo sta per finire. Quindi lui riuscirebbe a confortare. Ma che ti deve confortare il papa che ha 92 anni? Dovete sopravvivere! E vediamo come sono andati questi test e quindi chi verrà preso. Nel frattempo, mentre correggono i compiti, fanno conoscere i ragazzi. Convivio. Baci e abbracci. Anche i fratelli Teoli possono. Sì, ok, ma vi siete lasciati un'ora fa, fratelli Teoli, vabbè. E poi baci e abbracci, anche se ok che era estate, Covid ce n'era di meno, ma io avrei vietato baci e abbracci. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Ti ha un viso assolutamente perfetto, più come se fosse disegnato ai minimi dettagli. Bonard dimostra di essere totalmente pazzo di Michelle, mi ricordo come si chiama, la ragazza bionda. E poi gli altri invece hanno già sposato Trump e Melania. Ma Melania non mi sembra tanto d'accordo. No, non avete capito niente. Voglio vedere chi passerà. Ma lui non mi ricordo un po' Silente. Dai, lui lo chiamerò Albus. La divisa al più presto, perché senatore, lei ha già un posto in Parlamento, non si preoccupi. Senza cravatta sto andando in astinenza. Vi ha bisogno della cravatta. Il passato remoto del verbo nuocere lo lasciamo al passato. Quindi Luca ce l'ha fatta. Signor Di Piero, il senatore, complimenti, c'è un posto per lei in collegio. C'è posto per lei in Parlamento, Silente si corregga. Signor Dago, venga a prendere. Ce l'ha fatta! Ha fatto meglio di sua sorella. Ah! Venga a prendere le sue. Pure, la consolano. Ah, ora fa il buono. E io sarò felice per lei quando la prende. Ma non è vero! Andreini, venga a prendere la sua. Padre Alessandro, ce l'ha fatta, è dei nostri. Delusi. E poi ci sono i delusi.
duro colpo non avere la giacca. Che dovranno fare una prova che consiste nello studiare la regina Margherita, a cui è stato intitolato il collegio, e quindi fare poi una prova sulla base di questi opuscoli da studiare. Quindi ci saranno delle interrogazioni e vedremo chi otterrà la divisa e chi no, perché abbiamo visto che sia delle ragazze che dei ragazzi ci sono alunni che non sono riusciti a passare questa prima prova selettiva. Nelle more, Bonard e Michelle si conoscono e non vedono l'ora di mettere su famiglia, ma bisognerà passare questo esame. Se non supera il test... Vai, io spero in questa nuova coppia. È un problema. Silente, Piton, quello chi è? Mi dica il nome completo della regina Margherita. Maria Genoveffa. Margherita, Giovanna... E lui non lo sa. Signorina, lo dica Michelle, lei. Su! Non lo so neanch'io. Ma che avete studiato? Signorina. Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia. Brava! Corretto. Penso che ci fosse scritto nell'opuscolo. Dica chi era il padre della regina Margherita. Ma non questo. E che ha studiato? Uccisore del re Umberto. Chi l'ha ucciso? Anarchico. Boh. La signorina Michelle non vuole restare? Posso? Mi ha chiesto cosa vuol dire tipo narcisista, qualcosa del genere. Cioè proprio non avere idea di cosa vuol dire anarchico. Altra interrogazione, gli altri tre alunni. La mozzarella, rosa, il pomodoro, no, ma che domanda è? L'erbe. Basilico. La pizza, no davvero. In Germania c'è il regime fascista. In Germania c'è il regime fascista? Forse volevi dire nazista? Si fermi. Senti Rebecca, vedi che anche Chiara Ferragni si è laureata, va bene? Dobbiamo studiare. Chi ce l'avrà fatta? La persona che questa mattina ha superato nella maniera più brillante, la signorina Bertolli. A me è piaciuta, è stata brava. Anche di Ariana Grande, no? Che hanno... Brava anche lei, brava Luna. La signorina Scarano si fa besprenda a tutti quanti. Signorina Teoli. Brava. Umiltà. Venga. Giordano. Resta umile, stay manzo, stay tranqui. Sono rimaste le ultime 4 persone e il preside si ritira in camera di consiglio per pensarci. Chi ce la farà? Pertanto passano Marco e Chiara Ferragni, mentre Michelle e il reo confesso tornano a casa. E devo dire che la prende con dignità. Secondo me il preside ha sbagliato. Eliminazione di Michelle manda Bernard, no, Bonard, non mi ricordo mai come si chiama, in riabilitazione al San Mungo per depressione e non si riprenderà prima della seconda puntata. I ragazzi provano a insorgere contro il preside tentando di far riassumere i ragazzi che sono stati bollati, ma il preside dice no, qui comando io, fate silenzio. Quindi il collegio comincia e devo dire che la tristezza dei ragazzi dura ben poco, perché poi non fanno altro che ballare. E la parola d'ordine è una sola: divertimento. Il collegio finalmente prende forma. Questo è il riassunto più breve che sono riuscita a farvi, ve lo giuro, sto correndo qua, tipo registro da un'ora, voi vedete tutto molto molto riassunto. Ovviamente continueremo, penso che tipo oggi esce la nuova puntata, ora io non so come fare, spero non durne 2 ore, se no ogni volta ve le devo dividere, perché cioè non lo so come devo fare. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!